Buongiornissimo, sono Audrey, sono barbiere, parrucchiera e tricologa. Il mio amore per la tricologia e la mia grande passione mi hanno portato ad amare ancora di più il lavoro che faccio perché è stato un stimolo grandissimo sapere che posso trasformare meccanicamente i capelli che conosco. Il capello è vero, è un organo non vivente, ma è un organo con tante caratteristiche. Ma spesso lo diamo per scontato. Ho deciso per vari episodi di poter rispondere a varie domande che mi fanno le cliente attraverso i video per poter educare anche le persone che non hanno abbastanza informazioni. Specialmente in questo momento in cui stiamo cambiando di stagione per la primavera e poi per l'estate. Una domanda mi è stata posta particolarmente ieri per una cliente che mi chiedeva: sì, le trecine li fanno cadere i capelli. Sicuramente non hai mai fatto le trecine, in questo momento il mio canale ti è apparso e grazie di essere nel mio canale, ti auguro il benvenuto e condividi questo perché sono delle informazioni che spesso le persone non hanno. Ho notato per vari anni quasi che spesso e molte delle volte le persone cominciano a fare delle diete drastiche. Queste diete drastiche sono guidate, sì, dai nutrizionisti, ma molte delle volte i nutrizionisti non sanno leggere i valori delle analisi di sangue. Per esempio, quando fai delle analisi di sangue, come chiedo sempre alle mie clienti, perché questo ce lo insegnano nelle scuole di tricologia, ci insegnano a leggere i valori sui risultati dopo le analisi di sangue, a sapere leggere i valori per apporto alla salute dei capelli. Gli stessi valori li interpreta il medico nel suo campo. Ora, il tricologo, tengo a precisarlo, il tricologo non è medico, è un tecnico del capello. Ma collabora con medico, con dermatologo, in modo da seguire bene il paziente o la cliente. Tornando alla domanda che mi ha fatto la mia cliente, se le trecine facessero cadere i capelli? Direi sì, direi no. Sì, perché? Perché dipende da come vengono fatti. Ma è difficile, ma estremamente difficile che il capello caucasico possa cadere. Perché? Quante volte le facciamo? Chi è caucasico non fa le trecine come acconciatura quotidiana. Non è che lo fa ogni settimana, non è che lo fa ogni mese, lo fa ogni volta tanto. L'impatto non c'è. Se lo facesse regolarmente, su un capello malato, e vi spiegherò che cosa intendo dal capello malato. In quel caso si potrebbe considerare il fatto che magari il cuoio capelluto è soggetto a molte tensioni, a molto stress, ma in questo caso direi no. Le trecine fatte in modo giusto non fanno cadere i capelli, ma perché i capelli cadono? Come parlavo delle diete, molti di noi improvvisamente le giornate si fanno belle e subito cominciamo a fare le diete. Queste diete sono fatte a base di su quale informazione? Perché la maggior parte delle mie clienti a chi ho chiesto quant'è l'ultima volta che hai pensato di fare o hai fatto le analisi di sangue. Molte delle mie cliente risalivano a un anno fa, 2 anni fa, ma come un nutrizionista preparato può prescrivere una dieta al suo paziente o cliente senza chiedere le analisi di sangue? Perché è su questa base che dopo 3 mesi o 2 mesi, quando la cliente ritorna, perché normalmente possiamo fare le analisi di sangue ogni 3 mesi, ma se poi la nutrizionista non ha il valore di partenza,
Come valuterà alla fine? Sul peso? Sì, ma i valori comunque sono quelli interni. Il suo livello di calcio, il suo livello di ferro e vari altri, perché il corpo è fatto di ghiandole e queste ghiandole producono gli ormoni. Ma tornando alle treccine, sì, poi la persona durante tutto l'inverno ha piastrato i capelli, durante tutto l'inverno ha fatto le schiarature, tutto l'inverno ha decolorato, ha fatto la permanente. Ha fatto tutto ciò che uno fa di eccessivo su un organo. In questo caso sarebbe il capello. Poi arriva d'estate. Improvvisamente vuole fare le trecine. E subito, quando fa le trecine, si espone al sole, si abbronza, si brucia, suda il sebo. Più il sudore, più l'urea, più il sodio. Mischiamo che mette anche delle creme. Aggiungiamo che va in palestra. Aggiungiamo che magari ha delle patologie, prende dei medicinali. Tutto questo sottoposto al sole, che bello. E poi dopo l'estate non segue nemmeno la cura. Perché per ogni mia cliente cerco di dare una cura per il capello, perché indossare le trecine è un camouflage. I capelli sono sotto, vanno curati, shampoonati bene, idratati bene, nutriti bene. Se poi la cliente tutto questo non lo fa. Arriviamo a settembre, quando va a sciogliere le trecine, dopo 2 mesi, che non consiglio nemmeno oltrepassare, ti rendiamo conto che è un disastro. Allora, in questo caso, la prima cosa che noi esseri umani pensiamo è le trecine mi hanno fatto cadere i capelli. Spero di essere stata utile, spero di avere dato tante informazioni.